mia, né comare mia, comare mia, né comare mia, comare. Fu assegnato per la prima volta nel 2003 con lo scopo di valorizzare artisti e produttori operanti nell'ambito della cultura sarda e popolare. Da allora viene attribuito ogni anno e nel 2019 la cerimonia si terrà fuori dai confini isolani per approdare nella città della Liuteria. Il premio Maria Carta sarà ospitato a Cremona. La 17ª edizione si svolgerà infatti a Palazzo Cittanova domenica 22 settembre. Grazie alla collaborazione con il locale Circolo degli Immigrati Sardi, Sadomu Sarda, presieduto da Antonio Milià. Il premio istituito dalla Fondazione Maria Carta è intitolato alla celebre cantautrice sirighese e nell'edizione 2019 sarà destinato proprio ad una cantante. Patrizia Lacquidara, catanese di nascita ma veneta d'adozione, raffinata figura poliedrica del panorama musicale italiano. Nella sua produzione si annoverano ad esempio il disco Il canto dell'anguana, omaggio al dialetto altovicentino, e Noi Celuar, suo dente brano, iscritto nella colonna sonora del film Manuale d'amore. Fossi luce che sa danzare, ah, è bellissimo. Nel corso della manifestazione saranno assegnati altri riconoscimenti speciali. Uno al Circolo di Emigrati Sardi con sede a Cremona, Sadomu Sarda, e l'altro alla società Abinsula. Un premio poi sarà attribuito in campo musicale al compositore cagliaritano, residente in Svizzera, Efisio Contini, che nella scena artistica elvetica si distingue per i numerosi riferimenti alla terra d'origine, con l'impiego di testi in lingua sarda. Sorriso amaro, evento di tempesta. L'evento sarà l'occasione per il pubblico cremonese di assistere ad esibizioni vocali e strumentali che rievocano la Sardegna, con il duo Fanta Folk formato da Pisu e Masala, il clavicembalista Cardo, il gruppo tenore Sos Emigrantes, la cantante Giusy Pischedda e i giovanissimi componenti del coro Maria Carta. Un'isola.